riceve da Zigoni, rete! Rete di Zigoni! Gianmarco Zigoni, anche Rastelli ad esultare sotto la curva! 28 minuti 35 secondi, in questo momento siamo in Serie B. Siamo in Serie B in questo momento, mentre qui il delirio, e anche Rastelli per la prima volta ha lasciato la panchina e è andato a esultare sotto la curva, e sta esultando anche qui sotto la nostra postazione per un gol che potrebbe regalare all'Avellino la Serie B. Buonasera dagli studi di via Annarumma, copertina d'obbligo riservata all'impresa dello scorso anno a Catanzaro. È passato esattamente un anno dalla promozione in B dell'Avellino, ma il sogno, fortunatamente per noi, continua, non si è fermato a Catanzaro, perché a 5 giornate dalla fine della regular season del campionato cadetto siamo a un punto dalla griglia degli spareggi che potrebbero farci sentire un po' di profumo di Serie A. E noi questa sera, proprio per riassaporare un po' di quei ricordi, abbiamo tra i nostri ospiti un gradito ritorno, che è Roberto Amodio. Buonasera. Buonasera. Buonasera Gianni Porcelli. Salve. Che di telecronache in anni ha fatte tantissime. E buonasera. E buonasera anche a Pasquale Visconti. Buonasera. Buonasera a Titti Festa, che in Serie A invece dormiva, non so. No. Ora ricominciamo, stavo dicendo ad Amodio e a Porcelli che nel 78 io ero appena nata e nell'88 avevo 10 anni. Ti ho tenuto in fascia. Mi hai tenuto in fascia, quindi non ho vissuto quegli anni, però ho detto mi sono consolata, se non altro mi sono divertita con le tante, con l'ascensore, chissà, può darsi che negli anni prossimi, Roberto, vivrò anche quell'emozione chiamata Serie A, lo speriamo. Buonasera a tutti, vi ricordo subito, come vedete, il nostro sponsor RF Sport, abbigliamento per lo sport e tempo libero uomo, donna e bambino, in via Serafino Foldi 34 ad Avellino. Potete trovare tutti i prodotti dell'Avellino. Il gadget lo regaliamo a te, anzi a tuo figlio Gianni Porcelli. Cosa? Il gadget lo regaliamo a tuo figlio Alfredo, che è in regia insieme a noi. Mi dopo sembra, lo apriamo insieme. Non sarà molto soddisfatto, ma comunque. Ma è sempre il solito. Mentre ai nostri ospiti regaliamo un'ottima bottiglia di vino regalata dalla Caramella. E allora io direi di cominciare subito, entrare nel vivo di questa puntata di LVS. Tanti gli argomenti che affronteremo viste le prossime due gare che aspettano l'Avellino. Allora cominciamo dai titoli e poi c'è anche Vediamo. Una sorpresa tutta per Marco Ingino. E allora l'analisi calendario per Amico, appunto analizzeremo le prossime partite dell'Avellino, ma anche il KO del Manuzzi. E poi l'iniziativa, biglietti, 2 biglietti al prezzo di 1, curva a 15 euro per le 2 gare contro Spezia e Trapani, sperando che i tifosi possano far registrare almeno una volta il sold out. Le altre, l'Empoli prende il volo, il Palermo è stato promosso in Serie A e la gara per i playoff resta del tutto aperta. Il tuo a Marcord, ce ne sono due, l'abbiamo già visto, Catanzaro un anno dopo. Faremo un altro dedicato proprio a Roberto Amodio, datato gennaio 86. Preparati, passato, Roberto. Passato qualche anno. Quanti anni avevi nell'86? Si può dire tanto. Del 61, penso. Sì, 27 anni, 26 anni.
Va bene. Allora, telefonata prima di cominciare e poi andiamo avanti. Pronto? Buonasera, benvenuto. Ciao, Di. Oh, non abbiamo neanche cominciato. Chi è? Gianni. Gianni. Ciao Gianni, buonasera, benvenuto, prego. Ciao, senti, io volevo innanzitutto ricordare veramente le emozioni che l'anno scorso praticamente abbiamo vissuto, perché è stata veramente una bella esperienza, mi viene un attimino la pelle d'oca quando ci penso. E poi volevo fare una considerazione sempre sul mio caro punto debole dell'Avellino, il nostro non allenatore che purtroppo abbiamo. E niente, comunque, a parte gli scherzi, volevo... No, non sono scherzi, perché per te effettivamente Rastelli non è un bravo allenatore, quindi scherzi fino a un certo punto. Amodì ha fatto una faccia che tu Domenica, non puoi neanche immaginare. Io penso che ci sono due persone, a proposito, saluto gli ospiti. Però brevemente, Gianni, perché siamo in apertura. Semplicemente, brevemente, però due secondi mi devi dare. Domenica, sabato è stato evidente, sono stati evidenti gli errori dell'allenatore. Cioè Peccarisi non poteva uscire da solo dal campo, c'è l'allenatore che lo deve richiamare perché ha preso l'ammonizione. Togni, che non ce la faceva più, è sempre l'allenatore, lo deve sostituire. E Ciano non può dire vicino a Rastelli, fammi entrare perché 0-0 ce la possiamo giocare. Questo è quanto. Detto questo, se avevamo un allenatore, secondo me stavamo già in Serie A. Ciao Ditti, buona serata. Buonasera, Roberto, grazie. Ne vogliamo parlare. Ma si è trovato anche l'anno scorso in questa situazione, ospite vostro, che si parlava di criticavano Rastelli, e poi alla fine Rastelli ha raggiunto l'obiettivo, almeno che non era nemmeno prefisso l'anno scorso, penso, quello di vincere. In realtà venne sempre stata così, Roberto. Io non so cosa... Ricorderai i tuoi anni, si cambiava l'allenatore ogni anno. Cosa si voglia da Rastelli dopo aver fatto... dopo quello che sta facendo l'Avellino in questo campionato? La Serie B è difficile per tutti, ci sono squadre ancora più con organici molto superiori all'Avellino che magari si trovano in situazione di classifica deficitaria. Poi la partita singola non posso commentare, non lo so come lui ha fatto a sentire che un giocatore gli diceva all'allenatore che voleva entrare e lui non l'ha fatto entrare. Forse fa era parte a bordo campo, era la notizia a bordo campo. Gianni, è stata sicuramente una partita, diciamo, caratterizzata da errori. L'Avellino però ha giocato la sua gara bene anche per più di un'ora e ha sprecato come al solito un po' troppo. Io credo che in 4-5 occasioni in cui in precedenza sono stato vostro ospite, credo di aver abbondantemente detto quello che penso. Penso che questa squadra va valutata per i punti che ha ottenuto, e i punti che ha ottenuto sono tutti merito di Rastelli, che ha avuto un organico di 13 persone contate, in organico a 5 giocatori che io non prenderei nemmeno. Dove stai, a Melfi tu? Come no? Io non li prenderei nemmeno a Melfi, dico proprio chiaramente quello che penso, e fra le altre cose con un pubblico che gli è stato, come dice giustamente, prima diceva Roberto, ostile fin dall'inizio, ma ostile per un pregiudizio assurdo. Cioè, qui a un certo punto si è pensato, fino a fine dicembre, che si potesse andare tranquillamente in Serie A, e il tranquillamente non esisteva. C'era invece un exploit assoluto di questo allenatore e di questo gruppo, perché questo gruppo a tutt'oggi, anche a Cesena, nel primo tempo l'Avellino ha giocato, poi becca dei gol, ma comunque li becca perché l'organico non è adeguato ad un salto di categoria. Poi magari ci arrivi pure, poi vai a fare i playoff, perché effettivamente siamo ad un punto dalla griglia, come diceva prima Marco, e quindi ci sei, ci stai. Io stasera sono addirittura convinto che ci arriviamo, perché il calendario è favorevole e perché poi Avellino è una città ed una tifoseria che nei momenti caldi ti dà quel valore in più, ti dà quello che è il valore aggiunto. Ma resta il problema che tu hai a che fare con una squadra che non era attrezzata per il salto di categoria, si è salvata in tempo, e ricordo ancora, quanti continuano a contestare, che erano anni che l'Avellino non si salvava in Serie B. Saliva, arrivava in Serie B 20, e ricadeva. 25, cioè, non già mi pare un traguardo assolutamente lusinghiero, assolutamente ragguardevole, per cui io non capisco le contestazioni se non per un pregiudizio assoluto. E ti ricordo, anche nei 10 anni di Serie A, Roberto c'era e c'ero pure io. Noi abbiamo avuto allenatori, fior di allenatori qui ad Avellino. Sempre contestati. Sempre contestati.
con campionati che erano autentici miracoli, certo, con quelle squadre. Quindi è un malvezzo. Pasquale, in effetti è un malvezzo. Il rischio però qual è? Che malauguratamente non dovessimo arrivare ai playoff per un punto, io mi auguro invece che per un punto andiamo addirittura al stesso modo. Anziché fare un applauso... Tu mi leggi sempre il pensiero. Cosa facciamo? Io no. Ma Marco mi legge sempre nel pensiero, perché è, io... È meglio in sintonia perché... con lei, sta a sentire. No, 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 è meglio con lei. Sono d'accordo con Marco. Sono d'accordo con Marco. Io dico che secondo me si sta facendo una cosa straordinaria anche quest'anno. Perché poi esistono adesso, quante mancano? 5 partite a un mini torneo con 11 squadre che possono fare... Con 3 partite in casa. Con 3 partite in casa. Vedremo, insomma, con 11 un calendario alquanto favorevole. È un campionato difficilissimo, perché 11 squadre si possono giocare i playoff. Perché per me le prime due... La prima è andata, secondo me l'Empoli c'ha qualcosa di in più delle altre. Tiene quei due speravo molto nel Siena, ma il Siena anche ha mollato un po'. Problemi. Però ti dico che questo mini torneo, l'Avellino ha una grossa sicuramente possibilità di arrivare ai playoff. Però ripeto quello che ha detto Marco, tocchiamo ferro, facciamo, ma sta facendo una cosa secondo me bellissima e che nessuno se lo immaginava. Condivido le parole anche di Roberto perché, e anche di Gianni, perché è una squadra che era partita per salvarsi, poi giustamente guardando anche l'organico, un buon organico, anche ristretto come diceva Gianni, però stiamo lì. Adesso sicuramente si fanno valere anche la gente, i tifosi di Avellino, perché in questi momenti noi siamo sempre fuori e diamo sicuramente una mano a questa squadra. C'è un dato di fatto, Roberto, che è semplice. Basta andare, oggi ho studiato un po' con attenzione l'organico dello Spezia e bastava fare lo stesso con l'organico del Cesena. Ricordiamo un attimo che nell'organico dell'Avellino ci sono, se non erro, 15 giocatori che esordiscono in Serie B e gli altri che l'hanno fatta, quelli che hanno più esperienza, giocano poco. Parlo di Biancolino, Millesi, vabbè, ultimamente sta giocando di poco, Castaldo ha fatto un anno, quindi anche chi l'ha fatta, diciamo, per una serie di motivi, quindi già questo dato di fatto non è da sottovalutare, ce lo dimentichiamo un po' troppo spesso. E lo stesso allenatore, per quanto bravo, per me... Bravissimo, è il primo anno. Ma l'arma migliore di questa squadra è stato l'entusiasmo, l'applicazione che hanno avuto questi giocatori che magari per la prima volta facevano la categoria e forse hanno dato qualcosa di più di quello magari che si aspettavano tutti. E questo non bisogna perderlo, perché se la forza dell'Avellino, il suo cammino è stato proprio votato sull'entusiasmo, sulla voglia di lottare in ogni partita, io non vedo perché a 5 giornate dalla fine... si mette in discussione quello che è stato fino adesso, ecco. L'Avellino penso che ha dimostrato di potersela giocare con tutti e di poterla giocare con tutti fino alla fine, però quando iniziano a serpeggiare questi malumori, può darsi anche che i giocatori si sentano ancora più responsabili, non essendo abituati magari in questo rush finale, perché comunque la Serie B non è la C, sono 10 partite in più. Arrivano anche... Bisogna vedere pure come si arriva fino all'ultimo mese, con che benzina si può arrivare. Questa è una squadra che ha dato tanto, sta dando ancora, perché non a caso, giustamente. Due domeniche fa penso che abbia fatto un risultato importante con una squadra che è, secondo me, una delle migliori squadre che gioca a calcio. L'Avellino poteva vincere 5-0. Una delle migliori squadre che gioca a calcio. Questi allarmismi non li vedo e penso che se l'ambiente incomincia diventa preoccupante. Poi controproducente. Sì, è controproducente per il campionato. Vediamo se la seconda telefonata in Gino va meglio della prima. Speriamo. Per la statistica dovrebbe essere positiva. Pronto? Pronto? Buonasera, ciao, sono Nicola. Senti, volevo dire, non per far polemica con il solito Gianni, che forse con un po' di pubblicità per televisione dice sempre le stesse cose. Io sono convinto di quello visto che siamo in democrazia, volevo dire che aver fatto 10 anni di Serie A da Gianni, io l'ho vista perché ho 43 anni, non significa poi capire di calcio, perché discutere il nostro allenatore, cioè un campionato del genere, ragazzi, mi sembra proprio, cioè, siamo polemici come sempre noi di Avellino. Poi io ho visto la partita, forse non è stato sottolineato, però quel bel pugno in aria di Coppola che ha rifilato a Pisacane, cioè l'hanno vista tutti tranne l'albero e il guardaline. Noi non siamo una squadra che potevamo andare in Serie A, oppure
se facciamo i playoff, ben venga. Però gli episodi, diciamo che negli ultimi tempi non è che si hanno girato dalla nostra parte. Quindi questo volevo dire, anche se noi siamo incontentabili, però volevo dire, veramente rimarcarlo, il fatto di aver visto 10 anni da Serie A, perché sembra che sempre ci riempiamo la bocca, 10 anni di Serie A, sembra che uno ha visto 10 anni di Serie A e capisce di calcio. Bravo. Calcio è tutt'altra cosa. Condivido. Volevo fare un saluto a tutti, soprattutto al mitico Amotio e a Pasquale Visconti, e un saluto ai miei figli Martina e Filippo. Grazie. Vi salutiamo anche noi. Va bene, ciao. Grazie. Quindi, Gino, anche se tu hai visto 10 anni di Serie A, non è detto che capisci di pallone. Chi l'ha detto? Però ho visto 10 anni di cose che tu non hai visto. Io le vedo in videotape. mamma mia, questa storia di sta Serie A, però amo Dio. Ma quello è un guaio. Non puoi immaginare. È un guaio, un guaio passato. Bravo. Sai perché? Nel senso, resta mitica, resta leggendaria, resta nell'enfasi collettiva. Sono d'accordo su però tutta il problema la vero linea. È che quei 10 anni sono il miracolo. Bravo. Tutto quello che è venuto dopo era a livello e tarato su quelle che sono le potenzialità della città. Anzi, oggi come oggi, con Avellino che sta in, proprio parlo di Avellino come Placenta, Avellino come città e provincia, che sta in notevole regressione, decadenza. In notevole, come si chiama, deregulation, sì, voglio dire, a questo punto tutto che quello che viene nel calcio è addirittura in più. Cioè, non sono categoria che sono a livello di Avellino città e Avellino provincia in questo momento. Amodio diceva pure prima, parlavamo a microfoni spenti, la situazione di Castellammare, no? Che anche lì c'è una situazione difficile. In generale il calcio era... Certo, alla base di tutto. Ci sono disagi proprio nelle aziende, in tutte le situazioni, proprio economici. Di vita. Il calcio era quello che riusciva magari un attimino a incorporare un pochettino tutte queste situazioni, però purtroppo si fa difficile, si va sempre alla ricerca del traguardo, tutti così. Io non vorrei, però uno deve ragionare un attimino, l'Avellino viene da 3-4 stagioni dove ci sono stati 2 ripescaggi, una vittoria di un campionato e oggi si trova a fare un campionato di B. E di alta classifica, di alta classifica, e già salva, già salva. Già salva. Quindi tutto quello che viene deve essere preso come motivo di orgoglio. E da quello che viene bisogna ricostruire il futuro. Il futuro. Perciò io penso non devono avere tutti questi problemi se arrivano ai playoff, se non arrivano. Io penso che i giocatori, la squadra è concentrata sull'obiettivo, perché sarebbe proprio da polli lasciare tutto quello che si è fatto fino adesso. Roberto, no, scusa, ci sta anche un'altra faccia della medaglia, tu che sei uomo di calcio conosci bene, e cioè dare anche alibi ai calciatori, sì, dando addosso all'allenatore, è sì, assolutamente sbagliato, perché questo allenatore che li ha tenuti compatti, che fino a questo momento questa squadra, al di là voglio dire della mediocrità dell'organico sulla quale credo che tutti più o meno siamo d'accordo, poi comunque ha sempre dato una immagine di grande compattezza, di gruppo compatto, di squadra che gioca a calcio, nonostante le proprie carenze, le proprie lacune. Allora evidentemente se dai addosso all'allenatore perché non si raggiunge un traguardo, diciamo pure chiaro, c'è stato qualche errore nel voler dire in tempi passati che si raggiungeva, addirittura la promozione diretta si è parlato. Però l'ha città. Sempre solo detto. Vabbè, però queste dichiarazioni sono state un po' avventate. Però l'ha sempre solo sono detto, sono state taccone. Leggermente avventate. Che però hanno l'ha detto delle sempre solo taccone, non l'ha hanno creato delle aspettative ma non che l'ha non detto si sono né realizzate. Rastelli né De Vito, non però, è mica no, lascia stare Rastelli e De Vito, infatti non ce l'ho con Rastelli e De Vito. Ce l'hai con Taccone. No, ma nemmeno con Taccone. Taccone ha fatto quello che era il ruolo, ha fatto il presidente, ha sbagliato un po', ha peccato un po' in comunicazione. Un attimo tirare il freno perché non poteva allora, andiamo con calma. Accelerare. Andiamo con, c'è un'altra, dove vuoi andare? Vorrei andare a vedere l'analisi per introdurre il discorso del calendario, però abbiamo prima un ospite telefonico e poi esatto. Visconti e poi l'analisi. Pronto? Pronto, buonasera. Complimenti per la trasmissione innanzitutto. Saluto gli ospiti. Pronto? Sì, sì, prego, l'ascoltiamo, prego. Prego. Il nostro grande capitano Amodio, ricordo negli anni addietro. Io volevo riallacciarmi un attimo al discorso della prima telefonata, questo mitico allenatore Gianni da Tripalda, che non fa altro che denigrare il nostro allenatore che ci ha portato... Gianni è sempre quell'altro. Non sei tu. No, io mi sto riallacciando alla prima telefonata, la prima telefonata del...
l'abbiamo capito. Lei deve comprendere. Porcelli c'ha un'età, è un leggermente. Abbiamo diciamo, capito che problema, sì. Si chiama come amico. No, dai, volevo, ripeto, la squadra di Castello è in vantaggio per 2-1. Mi volevo riallacciare alla prima telefonata di questo grande allenatore che è il signor Gianni, il quale non fa altro che ogni volta denigrare il nostro allenatore, e non mi sembra affatto giusto. Il signor Gianni dovrebbe avere il coraggio di esporsi e venire in televisione, far vedere la sua faccia, così tutti quanti noi avellinesi individuiamo chi è questo personaggio, che sta dando fastidio. Ci sono anche dei post su Facebook, la faccia ce l'ha messa. Rispettiamo l'opinione di tutti, io sono pro Rastelli, però rispettiamo anche chi la pensa. Ma perché non chiama quando l'Avellino vince? Ma perché non chiama quando l'Avellino vince? Chiama sempre. Oltre a questo vuole dire... La domenica scorsa non ha chiamato. Le assicuro che ha chiamato. Comunque, al di là di Gianni da Ripalda, volete qualche altra cosa? No, voglio dire che bisogna fare un plauso a questa società, a questo allenatore e a questa squadra. Punto. Va bene, grazie. Amen. Non possiamo, Pasquale? Non possiamo andare dietro a queste cose perché ci sono mille allenatori, no? Ognuno poi dice la sua. Come dice Marco, ognuno poi rispetta quello che uno dice. Però se ogni allenatore o se un tifoso fa l'analisi dell'allenatore, poi tutti si sentono allenatori, tutti si sentono il permesso di dire qualcosa. Certo. Allora Rastelli fa la sua strada, sta facendo un ottimo lavoro, lui ha le sue idee, se le tiene, fa il tifoso, giustamente può dire andiamo quello avanti. Che vuole. Non è un problema questo, penso che non sia questo, è l'ultimo, passiamo avanti perché secondo me è l'ultimo dei problemi. Allora, andando avanti, andiamo a vedere l'analisi. Io faccio un ragionamento, siamo a 5 partite dalla fine, a un punto dai playoff, 3 di queste gare le giochiamo in casa, le ultime due mi auguro contro squadre già retrocesse. Sono importanti le prime due. Sono importanti le prime due, però faccio un ragionamento, sono ascoltatelo un attimo, di vedetelo, dopodiché vediamo. Rientriamo in studio. La sconfitta del Dino Manuzzi è di quelle che sulla bilancia finale del campionato rischia di pesare in maniera eccessiva. Malgrado ciò, le speranze di accesso ai playoff dei biancoverdi non sono naufragate in Romagna. A 5 giornate dalla fine della regular season, nulla è assolutamente perduto. Modena e Trapani, che occupano l'ultimo posto utile per accedere agli spareggi, distano appena un punto e l'Avellino dovrà affrontarle da qui a breve. Più su, a 2 lunghezze dai Lupi, c'è lo Spezia, altro avversario che sabato sarà di scena al Partenio Lombardi dopo aver battuto sul gong la Regina grazie ad un guizzo di Bellomo. A scorrere la classifica, almeno le ultime due piazze, che permetteranno di sperare in un appendice dal gustoso sapore di Serie A, non sono affatto irraggiungibili. Più difficile invece appare il volo mentale in prospettiva di un balzo verso la sesta o la quinta posizione, che suona ad appannaggio del Lanciano a 55 punti, 3 più della compagine di Rastelli, e del Cesena balzato a 56. In realtà complicare il pensiero stupendo che non è pindarico è soprattutto il doppio confronto diretto negativo che costringerà l'Avellino a dover fare un punto in più delle dirette concorrenti se vuole sperare di giocarsi da protagonista l'appendice finale, che resta pur sempre un traguardo non pronosticato alla vigilia. Rastelli, da quando ha gettato la maschera, sta ripetendo a cantilena che ormai siamo ad un passo dal realizzare il sogno e non crollarlo sarebbe da sciocchi. Segno evidente che ci crede e pertanto non è assolutamente il tempo di perdersi in dietrologie o farsi travolgere dal pessimismo. L'impresa è più che realizzabile a patto che una buona dose di ottimismo pervada l'intero ambiente. Basta essere realisti in fondo per accorgersi che il calendario offre ai biancoverdi l'opportunità di essere ancora padroni del proprio destino. 3 delle 5 sfide in programma infatti si disputeranno al Partenio Lombardi. Di queste 5 gare, le due partite finali contro l'ormai retrocessa Regina e la quasi sprofondata Padova appaiono come una semplice formalità, mentre le altre 3 saranno degli autentici spareggi anticipati. Volendo restare ottimisti, la tabella di marcia elaborata sulla base di una serie di scontri diretti tra tutte le squadre che fanno parte del gruppone pronostica che con 10 punti nelle prossime 5 gare l'Avellino avrà praticamente la matematica certezza di accaparrarsi almeno uno dei due ultimi posti disponibili. Ma non solo, con 1 o 2 punti in più, cosa non impossibile, si finirebbe per salire di un gradino e vedere sensibilmente aumentare anche le chance di essere protagonisti
protagonisti nella post-season. Tutto questo perché il regolamento stabilisce che mentre nel primo turno la terza e la quarta resteranno a guardare, dalla quinta all'ottava si affronteranno in gare ad eliminazione diretta in casa delle migliori classificate. Ergo, potrebbe bastare una vittoria e due pareggi nelle prossime tre gare decisive per far spizzare l'entusiasmo alle stelle. Tre tappe che saranno fondamentali: sabato in casa contro lo Spezia, mercoledì sempre al Partenio Lombardi contro il Trapani e l'altro sabato a Modena. Insomma, anche se a Cesena l'Avellino ha alternato un'ora tutto sommato positiva ad una mezz'ora da dimenticare, non è affatto il caso di piangersi addosso, bensì di reagire e guardare subito al futuro. Ecco perché mai come stavolta dirigenza, squadra, staff tecnico e tifosi dovrebbero fare quadrato a fatti e non a slogan. D'accordo che non sbarcare nei playoff non sarebbe un dramma, anche se lascerebbe un po' di amare in bocca, ma non provarci affatto sapendo di non aver nulla da perdere sarebbe un peccato mortale. L'ottimista, come amava ripetere Churchill, vede opportunità in ogni pericolo, mentre il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. L'Avellino per andare nei playoff di opportunità ne ha ancora molte e tutte concrete. Calendario per Amico, e allora interessante la sintesi di Gino, anche se in studio hanno parlato talmente tante cose da dirsi proprio questi amici ospiti, però sì, no, Porcelli, perché mi guardi così? Cioè della serie mi stai guardando e no, stai dicendo quella che stupidaggine dove stai sparando. Vediamo dove vuole arrivare. Alla pubblicità, ci vediamo subito dopo la pubblicità. Questo è tutto. Ecco qua.